Ciao ragazzi, qui e bentornati sul mio canale ed eccomi qui con un nuovo video. Anzi, come ben vedete non siamo oggi su Resident Evil Revelations 2 ragazzi, ma siamo su Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Perché ragazzi siamo su Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes? Perché ragazzi, se ci avete fatto caso, io Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes l'ho spolpato, sul mio canale l'ho spolpato tutto. Ci manca solo una missione secondaria ragazzi, che è quella di Raiden, ovvero la Jamais V. Ho fatto sia let's play della missione principale sul mio canale e sia tutte le altre missioni secondarie, però senza commento, però facendo vedere come si ottiene il grado S, ovvero facendola il meno tempo possibile la missione, facendo vedere come si prende il rango S. Oggi ragazzi faremo il let's play, vabbè, ma faremo la missione di Raiden, ovvero la Jamais V, come ho già detto ragazzi, con la facecam. Primo video su Metal Gear Solid 5, sarà l'unico per adesso con la facecam. Ragazzi, io mi metto subito le cuffie. Siamo qui con Big Boss, ragazzi. Il grande, il mio idolo. E, ok ragazzi, seleziono la missione. Come vedete ragazzi, ho percentuale di completamento, ragazzi, 89%. Ho preso tutti i trofei. Infatti non c'è il platino, ragazzi, in Ground Zeroes, ma perché forse è il prologo di The Phantom Pain. Quindi ci sarà il platino su The Phantom Pain. Magari i trofei si uniranno, ragazzi, non lo so. Comunque ho tutti i trofei di Ground Zeroes, sono al 100%. E ho giocato ragazzi, per tutti quelli che dicono è corto ragazzi, ma un fan di Metal Gear ci gioca quanto cacchio, cioè adesso vi faccio vedere quanto ci ho giocato precisamente a sto gioco ragazzi, davvero un botto. Ho giocato ragazzi, record totali, ho giocato tempo totale di gioco 42 ore ragazzi, 6 minuti. Ci ho giocato a sto gioco 42 ore, pensate un po'. Ragazzi, vabbè, bando alle ciance ragazzi, andiamo a finire, cioè andiamo a fare l'ultima missione che ragazzi che ci manca, ovvero ragazzi la Jamais V, che all'inizio era un'esclusiva Microsoft, ma ci hanno dato anche a noi sonare. Ragazzi, facciamo la Jamais V. Ok, mi sono già dilungato troppo raga. E raga, io sto gioco lo amo, cioè Metal Gear Solid ovviamente, come ben sapete, è la mia saga preferita, è il gioco più bello del mondo secondo me. Non solo di grafica ragazzi, cioè Kojima è avanti in tutto, Kojima, cioè in trama, in grafica, trama, emozioni che ti dà raga, veramente. Ok raga, iniziamo la missione, io scompaio un attimo, vi faccio vedere il video e dopo iniziamo. Unusual activity at the U.S. Naval facility in Cuba. According to our man in the CIA, they lost all contact with the base shortly after a Soviet commuter jet crashed into the coast nearby. But the strange thing is that when comms were restored 24 hours later, the only message received was conditions normal, and that was it. The plane's at the bottom of the ocean now, but before it sank, someone, something escaped the wreckage and made it to shore. The Pentagon's assessment jives with the intel from our on-site informant. Signs indicate that the base has been taken over by some unknown entity. Intelligent beings that attack people and steal their identities. That's right, boss. Body snatchers. Occupying the site. Now I know what you're thinking. Legendary hero or not, these things aren't exactly your jurisdiction. But we've got a secret weapon. A man from another world. A dark, distant future. A man made into a war machine with no human body for those bastards to snatch. As payment, all we need to do is hand over the XOF badges you've gathered on your missions. Thank you.
expect to find many survivors. Occupying the Cuban naval base and prison camp. There's no telling what'll happen to the world if you lose. The fate of the human race is in your hands, Raiden. You'll first need to mark a target. That'll let you feel them out. With your hardware, you'll be able to see right through their disguise. I've sent the target's predicted field of movement to your iDroid. Wipe out the snatchers posing as Marines and neutralize all survivors. Destroying them won't add to your kill count. Eliminate the snatchers. Siamo, eccoci qui con Raiden, ragazzi, per chi non lo sapesse, Raiden è il protagonista, il grande protagonista di Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, raga. Iniziamo, che poi raga è diventato cyborg, vabbè, non vi sto a dire tutta la storia di Metal Gear Solid perché è impossibile. E raga, appunto, in questa missione che non è affatto per Big Boss, come ben avete visto dai dialoghi del filmato, del video, perché sono gli Snatcher, ragazzi. Gli Snatcher sono, appunto, mi pare i nemici. Non ci ho mai giocato a Snatcher, ragazzi, è un gioco di Kojima che non ho mai giocato. Però sono, appunto, questi nemici che sono alieni. Try marking him. Is he human or one of them? È umano o uno di loro? Sentilo, ragazzi, appunto, gli Snatcher li può uccidere solo Raiden, a quanto pare. Anche se si possono uccidere con fucili normali, ragazzi, ma è una cosa epica. I've sent the target's predicted field of movement to your iDroid. Eliminate the snatchers posing as Marines and neutralize all human survivors. Ok, ragazzi, vediamo un attimo dei droid. Stavo dicendo che era la cosa epica, secondo me, raga. That is a snatcher. Mi fa parlare. Impersonating people at the base. Don't forget, they're not human. Knocking them out or tranquilizing them won't work. Ok, non possiamo addormentarli perché non sono umani. CQC e pistole tranquillanti non funzionano, quindi fa attenzione. Ok, ragazzi, questi qua sono gli Snatcher, come vedete, si nascondono dentro i corpi umani, in realtà sono tipo alieni. Non so che cazzo sono. Comunque, raga, mettiamo subito la mappa, ok. Allora, posso parlare? Mi fai parlare? Ok. Posso parlare? Mi fai parlare? Posso parlare? Ok, basta fare Carlo Verdone. Allora, raga, appunto, la cosa epica, secondo me, è che Raiden ha rifiutato la spada, ragazzi, e ha preso il fucile, il mitra. Cosa che, diciamo, è tornato il vecchio Raiden, cioè, è una roba epica. Perché, infatti, a me, quando ero piccolo, Raiden mi piaceva molto più di Snake, non uccidetemi, però sì. Quando è diventato un ninja, cyborg, ragazzi, no, sono tornato a Snake. Infatti, rivederlo così col fucile, ragazzi, mi gasa davvero molto. Allora, ovviamente, ragazzi, il completo di Raiden è alla Metal Gear Rising Revengeance. Qua sotto mi sa che c'è già qualcuno, raga. Proviamo a vedere. Ho sentito un rumore. Comunque, il nostro compito, ragazzi, il nostro obiettivo è uccidere tutti gli Snatcher, queste creature. Ah. Tu sei uno Snatcher? Sa tanto di sì. O no? Speak! Speak! Ok, però tu sei uno Snatcher, tu... Beh, nanna! No, non sei uno Snatcher perché dormi, quindi gli Snatcher non dormo. Ecco, ragazzi, questo è uno Snatcher, ad esempio. Interrogate him. Find out what he knows. Attenzione, ce ne sono altri, no? Sì. Ecco, se dobbiamo ucciderli. Vabbè, raga, qua. Fatta apposta perché. Ok. Cosa sono quelle cose? Allora, raga, io da bravo esperto di Metal Gear cerco di non farmi scoprire. Poi, vabbè, come è successo qua, mi sono dimenticato di spegnere la luce per quello. Di spegnere la torcia. Del fucile. È strano, raga, rivedere Raiden così che striscia. Soprattutto vestito da cyborg, perché secondo me dovevano vestirlo
alla Metal Gear Solid 2, cioè sarebbe stato davvero fighissimo. La cosa figa, ragazzi, è che quando corro, adesso vi faccio vedere, quando scatto cosa succede. Fighissimo! Allora, raga, qua devo stare molto attento. Allora, dove sono gli snatcher? Qua. Ok, mi sto andando già la parte sbagliata. Ottimo! Vabbè, raga, facciamo il giro largo, siamo tattici. Allora, raga, là ce n'è uno là, sopra la torre. Questa canzone di Snatcher, sicuro. No, qua ce n'è uno. Raga, vediamo un attimo se riusciamo a marcarlo. Ok. Allora, questo secondo me riusciamo a farlo fuori anche da qua. Perfetto. Nice work. Questo pure. No, attenzione, attenzione, attenzione. Che troia, raga, non ci riesco. Anche quello è uno snatcher. Ok, fatto fuori. Non sono riuscito a fargli l'headshot da un'azione. Anche perché c'avevo la torcia, c'era il proiettore che mi accecava. Uccisi 3 di già. Aspettate, eh. Ok, dobbiamo andare verso l'eliporto, ragazzi. Allora, raga, vi lascio ovviamente, intanto vi ricordo sempre di lasciare un bel mi piace, ragazzi, è importante, se no non vi appaiono neanche nei feedback, quindi quando escono nuovi video non li vedete ed è una cosa stronzata, cioè questa è proprio una stronzata di YouTube. Ragazzi, appunto, seguitemi, siate attivi. Qua, raga, qua easter egg da ogni parte, Kojima Productions, qua. Fantastico, infatti vi faccio vedere anche che il... Ah, l'ho distrutto, merda. Vabbè, comunque se puntavate il proiettore lì, vi appariva la volpe di Kojima, della Kojima Productions, sì, il logo di Kojima. Allora, attenzione, attenzione, ecco, c'è, infatti ce ne già uno lì. Abbiamo bisogno di essere. Abbiamo bisogno del turno, raga, almeno li vediamo un attimo. Se parlo poco, ragazzi, sono concentrato, ma scusate. Allora. C'è un silenzio assurdo. Ok. C'è una via libera, vero? Non mi vede nessuno se faccio uno scatto. Sì, penso di sì. Ok, ragazzi. Sono veramente contento, ragazzi, perché dopo questo video, dopo questa missione, cioè, l'ho spolpato tutto, ragazzi, Gonzios. Quindi... Ok, adesso penso di sicuro uno snatcher. Di sicuro. Infatti, ragazzi, c'è uno snatcher, come pensavo. Facciamo così. Attenzione. Ok. Red blood. He was human. Era un umano, ragazzi, ma nessuna pietà anche per gli umani in questa missione. Ragazzi, uso il visore notturno perché poi magari è diverso, però io non vedo davvero niente, è buio, buissimo. Perché ho messo la luminosità giusta io sul televisore, quindi... Qua c'è una telecamera, ragazzi, che io proverei ad aggirare le vecchie maniere, ovvero così.
perso il tocco. C'è qualcuno qui? Sì, ho sentito uno sbadiglio. Hello? Andiamo di qua, ragazzi. Io c'ho una paura fottuta che me lo trovo davanti. No, sembra esserci nessuno qua. Che sono, ragazzi? Tossire, ho sentito tossire e non mi piace. Eccolo lì. Snatcher? Quello sì, quello no. Ah, due snatcher lì, ok. Non riesco a farli fuori così. Cosa molto probabile. Beh, raga, aspetto che si dividono perché non riesco a farli fuori tutti così. Vediamo. Per cercare di distrarne uno, ragazzi, col caricatore vuoto. Ok, ho distratti due. Sempre meglio. Fatti fuori, mamma mia, ragazzi. Vi dico subito, raga, che il giorno prima dell'uscita di Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, il gioco era la missione principale assolutamente di Ground Zeroes. E niente. Rigiocherò la missione. Cioè, rigiocherò Ground Zeroes, appunto. Raga, The Phantom Pain, sinceramente, lo voglio godere al massimo, quindi non farò assolutamente le spese perché sarà anche un gioco molto molto lungo, quindi ragazzi, no. Perché, appunto, perché poi me lo voglio godere da solo al massimo. Non so se portarvi tipo i primi 20 minuti di gameplay come ho fatto per The Order. Cosa probabile, cioè potrei farlo perché c'è un video almeno su The Phantom Pain, raga, lo voglio fare. Oppure potrei farvi non i primi 20 minuti, ma potrei portarvi qualche missione secondaria. Cosa probabile anche quella, ragazzi. Sì, dai, vi porterò qualche missione secondaria di sicuro. I primi 20 minuti, ragazzi, neanche, perché voglio godermi, raga. Mi dispiace, ma ecco, c'è un'altra telecamera. C'è un'altra guardia. Attenzione. No. C'è un cacchio qua. Ci ho mancato, raga. Ma c'è un simbolo rosso, effettivamente. Aspettate, eh. Ok, ragazzi, ho capito probabilmente dov'è l'ultimo bersaglio, ovvero qua. Infatti, l'ho sentito starnutire. E che starnuto, aggiungerei. Qua sotto, raga, di sicuro. Madonna, mi ha preso un colpo questo un'ombra. Infatti. Infatti. Due snatcher addirittura, raga. Ok, facciamo così. Ok. Un lavoro right. Snatchers confirmed eliminated and survivors neutralized. The analysis can wait. We need to get you out of there. I'm sending a chopper to pick you up. Wait for it at the helipad. Arrivo, arrivo all'eliporto, arrivo, arrivo, arrivo. Più veloce della luce. Eccoci qua. Adesso direttamente così, una cosa intelligente. Aspettate, perché adesso do reinforcements. Where do they come from? I'll have the chopper wait in the air. Take them out right. I'll mark the threat with the chopper's searchlight. Eliminate that one first. E così. Oh. Ok. Eccoli qua.
guerra aperta qui. Vai raga, headshot. Ottimo, headshot. Ottimo. È la madonna. Vieni qua. Ragazzi, mi stavi mettendo contro Ryder, non è una buona idea. Lo dico io. Ce l'ha fatta Brent, ce l'ho fatta voi. Quello fuori, il cannone. Dove? Ah, qua ragazzi, scuro. Eccoli qua. Ok. Dove? Ah, l'elicottero ragazzi, poi dobbiamo andare qua. Raiden, così figo pure tu, eh. Dov'è, dov'è, dov'è? Eccolo. Aereo? Ma chi se li ha uccisi tutti? Cioè, li ho distrutti tutti i cannoni. Distrutto. Distrutto, è il mio che può. È rotto quel cannone, dove cazzo va? Non più ragazzi, aiuto, non ti forze, mi forzi in vicino arrivo. Dove? Ma qua sicuro. Ti ha schivato con. Ora non caricare che tre. Mamma. Uccidere qua ragazzi di qualcun altro perché c'ho i missili a cagare. Ah eccolo. Dove, 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 di quanto? Dimmi dove. Ma c'è la cazzarola. Vai, vai, Ryder, vai, Ryder, vai, Ryder. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Siamo eliminati. Oro show. Preso l'elicottero. Dove, dove, dove? Arrivo. Arrivo. Ragazzi, mi infiamme. Mi infiamme. Mi culo. Però mo ce l'abbiamo fatto sbaglio, no? È finito.
quella. Che culo, perché il elicottero nostro sta andando, non è proprio c'è un elicottero nemico, sta andando a cagare il nostro elicottero. Ragazzi, anche questa missione è fatta e abbiamo finito praticamente tutto, ragazzi, abbiamo sviluppato tutto per prendere 5 grandi zeros. Ragazzi, se appunto non avete visto gli altri video su Ground Zeroes, ragazzi, potete vedere, che sono epici. Tu. Beh, ragazzi, anche questa missione abbiamo completato, ragazzi. Ho tagliato perché tanto, vabbè, i risultati non ci intercettano, tanto chi se ne frega. Ragazzi, comunque la missione l'abbiamo completata. E ragazzi, abbiamo spolpato tutto, cioè abbiamo finito completamente tutto sul mio canale. Abbiamo finito tutto, mi ha tagliato i 5 Ground Zeroes, ragazzi. Abbiamo fatto tutte le missioni, il let's play della missione principale, quindi ragazzi, abbiamo concluso, ragazzi, insieme Ground Zeroes proprio al 100%. E sono, ragazzi, orgoglioso di questo, perché per me Metal Gear Solid è importante. E ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, un bel commento e iscrivetevi, perché non si fosse ancora iscritto. Ragazzi, se non avete visto i vecchi video su, cioè i video prima su Ground Zeroes, ragazzi, andateli a vedere perché sono veramente epici. Detto questo, ragazzi, ci vediamo al prossimo video, non mancate, iscrivetevi e commentate, ragazzi, e noi ci vediamo al prossimo video, come ho già detto, ovviamente. Ciao ragazzi.